io adoro Halloween, è una delle mie feste preferite di sempre, l'ho sempre amato da quando l'ho scoperto e oggi voglio fare questo video interamente appunto dedicato ad Halloween. Cioè mangeremo per 24 ore soltanto cibi di Halloween, che non è cosa per niente facile ragazzi. Ho avuto grosse difficoltà a trovare cibi dedicati proprio a questa festa, ma sono riuscita a trovare un sacco di cosine molto interessanti che tra l'altro in Italia non si trovano. Altre invece le prepareremo proprio noi, creando dei piatti molto mostruosi e spooky. Vi faccio vedere subito le cosine che ho trovato e poi iniziamo direi subito con la colazione perché ho fame. Allora, vediamo le cosine spooky e halloweenesque che ho comprato. Allora, prima cosa, ho trovato ragazzi questi Kit Kat, ok, dedicati proprio ad Halloween e se non sbaglio vengono direttamente dagli Stati Uniti, io li ho trovati su internet e c'è appunto disegnata questa strega e i Kit Kat sono verdi, di colore verde, quindi non so che cosa aspettarmi, non so come sarà il sapore, vedremo assieme. Altra cosa che ho trovato sono questi altri Kit Kat al sapore di pumpkin pie, cioè al sapore di torta alla zucca. Non so che cosa aspettarmi, non so se possano essere decenti oppure no, anche questi vi sa, vedremo. Poi ragazzi, vabbè, classico lecca lecca halloweenesco con la zucca. Poi ho trovato questi popcorn che lo so non sono propriamente halloweeneschi, però visto che il pack è tutto nero ed è appunto un pack speciale con la pannocchia, così mi ricorda molto i campi di pannocchie americani in cui loro organizzano appunto queste uscite halloweenesche e in cui ci sono quelli che vengono e ti spaventano praticamente. Poi ragazzi, ho trovato allora questi che sono una figata, sono delle formine per farci i biscotti, ma non solo, tutte a forme spooky. C'è il fantasmino, poi abbiamo la zucca appunto, poi ci sono il cappello da strega e poi un pipistrello e poi abbiamo altre, una caramella che con Halloween non c'entra tanto e un gattino. Questo è bellissimo però, classico gatto nero halloweenesco, quindi molto molto carini questi. Non penso che ci faremo i biscotti, ma ci faremo delle altre cosine interessanti che mi sono prefissata ragazzi per cercare di restare in tema. Altre formine che abbiamo sono queste, però ce ne sono tantissime, tra cui alcune halloweenesche ma non solo. E poi abbiamo, vabbè, ho preso questa ragazzi che è un pack speciale trovato qui ed è la zuppa alla zucca, però ragazzi più tipica, più halloweenesca della zuppa alla zucca con zuppa alla zucca, se non sciogli lingua, con pack nero veramente impossibile. E poi vabbè, poi ho preso tovaglioli arancio proprio per l'occasione. E poi ragazzi, il pezzo forte che non vedo l'ora di assaggiare, ho trovato questa torta, sono super super proud, ho trovato questa torta ragazzi che è la torta più halloweenesca possibile immaginabile, guardate che meraviglia, a parte che è pesantissima, comunque c'è questa zucca super spooky, super creepy, molto paurosa, che assaggeremo penso già a colazione. Ah, e poi sono molto molto orgogliosa anche di aver trovato questa ragazzi che è l'originale butterscotch beer di Harry Potter. Lo so che non è propriamente halloweenesco Harry Potter, però spooky, streghe, calderoni, pozioni magiche, direi che ci siamo, quindi assaggeremo anche questa ragazzi che ho fatto arrivare direttamente dagli Stati Uniti e sono molto curiosa di vedere com'è. E altre due cosine che ho preso, non vi dico perché ma lo scoprirete dopo, sono queste due boccette di colorante per alimenti, una verde e una nera. Questa torta è veramente veramente bellissima, mi dispiace andare a tagliarla. All'interno sì, si intravede un pochino, dovrebbe esserci la crema alla fragola, quindi non ci resta appunto che andare a distruggere la nostra torta, ma andiamo a mangiarci una super super fetta. Ok, taglio un po' così a caso ragazzi, non dobbiamo essere perfetti. Il ripieno sembra molto molto invitante, appunto ci sono, c'è il ripieno alle fragole tipo bavarese,
Adoro, adoro. E poi vicino alla mia fetta di torta voglio fare uno smoothie di quelli spooky di colore verde. Quindi utilizzeremo spinacino e poi della frutta per il nostro frullato smoothie. Nel frullatore ho messo dei pezzettini di mango, spinacino, banana. Approfittiamo per fare qualcosa di healthy e un po' di latte di mandorla. Lo spinacino servirà a far diventare il nostro smoothie di un brutto colore verde. Soprire un bel colore verde, ma un brutto colore verde. E questa è la mia colazione: fetta di torta, zucca spooky halloweenesca. E il nostro smoothie è riuscito così. Ho preso questo bicchiere arancio che secondo me fa molto molto Halloween, e assieme al colore verde, appunto, secondo me è molto molto in tema. Quindi buon appetito. Come al solito facciamo l'assaggio in diretta, ragazzi. Sono molto curiosa di assaggiare questa torta, perché io adoro la fragola, adoro il ripieno alla fragola, adoro le bavarese alla fragola, quindi voglio vedere. Oddio, strabuona, ragazzi. Non potete capire, la parte sopra è tipo crema di burro ed è fenomenale, cioè potrei mangiarla ogni mattina. Veramente ogni mattina. Assaggiamo anche il nostro smoothie. Beh, dovrebbe essere l'unica cosa healthy di tutta questa giornata praticamente. Buonissimo, una ricetta che adoro. Devo dire che questa colazione mi ha soddisfatto alquanto, ragazzi. Per pranzo, ragazzi, vorrei preparare dei tramezzini, però a forma spooky di pipistrello e zucca. Adesso ci proviamo. Molto misero, ci ho messo del formaggio, pane a tramezzino e formaggio, e adesso proviamo a dargli la forma di una zucca. Vediamo che cosa ne viene fuori. Alla fine ho fatto pipistrello, zucca e fantasma. Adesso provo a farci tipo le faccine, ma non so che cosa ne uscirà, vediamo. Sto cercando di disegnare con lo stuzzicadenti, non so che cosa ne uscirà, ma... Ok, ragazzi, il nostro pranzo è pronto. Questo è quello che sono riuscita a fare con le formine. Allora, la zucca ha un sorriso strano e poi ho messo gli occhi al fantasma e al pipistrello e ci ho aggiunto un po' di ketchup, tanto così per fare un po' di scena. Che cosa ne dite? Secondo me non è poi così male. Sono super curiosa, quindi assaggiamo subito la butterscotch beer di Harry Potter. Questo è appunto il nostro pranzetto, un po' misero, però decisamente halloweenesco. Che cosa ne dite? Inzuppo il mio fantasmino nel ketchup. Che solitamente non è che io adori, devo essere onesta, i tramezzini con il ketchup, però ci stava troppo. Niente di particolarmente eclatante in questo caso, devo dire. Gli abbiamo mozzato la testa praticamente. E assaggiamola finalmente. La nostra butterscotch beer, che è decisamente frizzante. Non so che cosa aspettarmi dal sapore. Secondo me è una soda tipo simile alla Coca-Cola. Oddio, ragazzi, sa decisamente di caramello. È dolcissima. Ok, assaggio. Oh mio Dio, ragazzi, è buonissima, cioè io non so come spiegarlo, ma vi giuro che sa di marshmallow. Cioè non avevo mai provato una soda, perché è decisamente una soda, è leggermente frizzante, ma sicuramente molto molto dolce, è quasi da dessert, tipo sì, cioè sa proprio di marshmallow, è fantastica. Vabbè, ragazzi, nuova preferita, potrebbe sostituire la mia Coca Zero, non sto scherzando, è la fine del mondo. Adesso io finisco il mio pranzetto e noi mi so che ci rivediamo a cena, anzi no, per il nostro snack pre-cena sicuramente, perché ci sono diverse cosine che voglio ancora assaggiare. Cosa c'è? No, non è per te, lecca lecca, non è per te. Gatto Denver vuole assaggiare anche lui i cibi di Halloween. No, Garou Denver! Il patatino mio. Sto lavorando al computer, ragazzi, ma voglio fare assolutamente una pausa per gustarmi questo lecca lecca, che siamo onesti, c'è mai stata una persona in questo mondo che è riuscita a finire un lecca lecca del genere? Perché io non ci sono mai riuscita, ci posso provare, però era troppo bello, troppo halloweenesco, e ho dovuto prenderlo all'istante quando l'ho visto, quindi... Buono snack a me oggi. Abbiamo iniziato bene la challenge con lo smoothie super healthy stamattina e poi praticamente sono andata impicchiata. Comunque, questo sarà il mio snack di oggi, ragazzi, pre cena. Quindi questa sarà l'unica cosa che mangerò prima di cena
e spero vivamente che non mi venga fame, anche se appunto onestamente non penso di riuscire umanamente a finire una cosa del genere. E cioè è gigante, è grande quasi quanto la mia faccia, rendiamoci conto. Onestamente filmare questo tipo di challenge food 24 ore è un po' la mia scusa per mangiare schifezze, siamo onesti. Ragazzi, è ora di cena, ma io ho appena scoperto i popcorn migliori al mondo, veramente, cioè non potete capire. Sì, io in vestaglia molto comoda. Ragazzi, sono strabuoni, non avevo mai assaggiato i popcorn con il cheddar cheese e saranno la mia nuova droga praticamente. Comunque, adesso devo pensare alla cena e smetterla di strafogarmi con questi popcorn. Allora ragazzi, in realtà appunto avevo pensato a questa zuppa alla zucca che fa molto Halloween dal pack. Poi però ho pensato che potrei fare gli spaghetti al nero di seppia, perché sono neri neri, veramente intenso come colore, e quindi sembrano molto spooky. E per condirli useremo questo questo sugo al peperoncino. Avevo in mente appunto di usare dei coloranti, di fare magari gli spaghetti verdi con il colorante, però visto che questi sono naturalmente neri ho deciso di provare a fare così. Proviamo almeno, vediamo che cosa ne viene fuori. Che poi mi sta venendo un dubbio amletico: ci staranno bene gli spaghetti al nero di seppia con il sugo al peperoncino? Non ne sono certa, devo dire onestamente che ero convinta tra l'altro di avere il sugo quello normale, invece ho solo questo al peperoncino, che in Olanda è uno dei pochi sughi decenti che si trovano, questo della Motti, quindi un vero e proprio esperimento. Nel frattempo, visto che per qualche strano motivo io il colorante lo devo usare per forza, ho deciso di tramutare questo parmigiano in parmigiano verde, quindi andremo ad aggiungerci il colorante verde e per creare una specie di muschio, più o meno effetto muschio, da mettere sulla pasta, almeno spero. Non so esattamente quante gocce devo mettere, forse troppo, vediamo. Decisamente non ha un aspetto invitante, ma dopo tutto è giusto che sia così per Halloween, e soprattutto assomiglia anche tipo al prezzemolo, quindi potevamo anche metterci semplicemente del prezzemolo, ma perché semplificarci la vita se possiamo complicarcela? Adesso aspetto che l'acqua bolla e vediamo come esce. Ecco come sono usciti gli spaghetti, sembrano un pochino più chiari in videocamera, in realtà sono appunto di un grigio scuro, non proprio nero ma diciamo grigio scuro, però secondo me è abbastanza creepy, che cosa ne dite? Vediamo in diretta com'è questa pasta, che sono troppo curiosa ragazzi. Beh, il risultato alla fine non è niente male, secondo me decisamente, decisamente Halloweenesca, anche se appunto non so il sapore come sarà, perché uno non dovrebbe, cioè non avrei dovuto metterci, mi rendo conto adesso, il parmigiano, perché gli spaghetti sono al nero di seppia, quindi teoricamente pesce, quindi il formaggio non ci va. E non so neanche se la salsa, così il sugo ci sta col nero di seppia, quindi è veramente un casino. Assaggiamo e vediamo. Tutto sommato vi devo dire che non sono neanche così tanto male. È un po' strano il sapore degli spaghetti così con il sugo, non lo so, però non si sente tantissimo. Se devo essere onesta, il nero di seppia, cioè il sapore di mare in questo piatto, quindi secondo me sono più che altro spaghetti al pomodoro semplicissimi con parmigiano che sembrano spooky. Quindi io adesso vado, finisco il mio piatto di pasta spooky halloweenesca e ci vedremo dopo con il dessert ragazzi, che saranno gli snack Kit Kat, che sono stra curiosa di provare e mi sono tenuta per il dopo cena. Momento tanto atteso ragazzi, dopo cena finalmente assaggiamo i Kit Kat dedicati ad Halloween con la strega e quelli con la zucca, che non so se saranno decenti oppure no. Questi mi ispirano decisamente di più, quindi andiamo subito a provarli. E si chiamano Witch's Brew. Eccoli qua, pozione magica. Vediamo. Non so che cosa aspettarmi, perché ho visto che il colore è verde e quindi presumo sia cioccolato bianco. Ok, c'è scritto che sono al sapore di marshmallow. Fantastico. Ed effettivamente sono molto dolci e molto buoni. E secondo me questa sopra è cioccolata bianca. Onestamente non penso che abbiano un gran sapore di marshmallow, secondo me hanno più un sapore di vaniglia, però non sono male, non sono per niente male. E adesso
Proviamo questi pumpkin pie. Ah, questi sono mono porzione, questi sono biporzione invece. Eccoli qua, questi sono invece i Kit Kat pumpkin pie. Non so che cosa aspettarmi perché la zucca mi piace, ma nel salato, non nel dolce, se ha un senso. Oddio, ha un profumo fortissimo di cannella che non mi fa impazzire. Sa decisamente di zucca, questo è vero. E non è un complimento. Non mi piacciono per niente, questi sono terribili. Molto molto meglio quelli verdi, molto meglio. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, in cui abbiamo mangiato per 24 ore solo cose di Halloween. E infatti sto continuando a sgranocchiare i Kit Kat quelli verdi, che sono strabuoni. Gli altri non penso che li mangerò mai più nella vita, onestamente. Quindi mia family, spero vi sia piaciuto questo video. Io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio fortissimissimissimissimo. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Buon weekend! Ciao!